Buon pomeriggio. Campania 7, la nostra rubrica, ci consente oggi di parlare del rapporto cittadini e istituzioni con un nano e un gigante. Naturalmente è una metafora, spieghiamo chi è il nano e chi è il gigante. Il nano sarebbe il sindaco di Carbonara di Nola, il dottor Aniello Rainone. Nano perché è sindaco del più piccolo comune in termini di territorio e di abitanti della provincia di Napoli. Ma è un sindaco che ha collezionato alcuni primati e ne parleremo subito. Il gigante, il neo presidente della provincia di Napoli, Amato Lamberti, si è insediato da poco ed è presidente della provincia più popolata, una delle più popolate d'Italia, demograficamente congestionata, e la più popolata nello stesso tempo una delle più piccole province d'Italia. Allora, dottor Aniello Rainone, lei ha 75 anni, è sindaco da 40 anni ed ha anche un altro primato, sindaco di un comune che ha un bilancio in attivo di oltre 100 milioni. Come si sente nei vesti del nano? Nelle vesti del nano. Amministrare un piccolo comune è una cosa difficile e nello stesso tempo facile. È difficile perché bisogna interpretare quella che è la volontà, i desideri della comunità. Facile in quanto uno conosce personalmente, singolarmente tutti i cittadini e interpretando le loro necessità, i loro desideri, le possibilità o meno, i doveri o meno del singolo cittadino è una cosa abbastanza facile. Quindi in questa situazione, piccolo comune, si conoscono tutti i cittadini, è anche più difficile assumere atteggiamenti dilatori. Chi chiede qualcosa chiede poi la verifica immediata. Chi diventa sindaco di un piccolo comune deve pensare ad amministrare come amministra la propria famiglia, cioè trattare tutti uguali, avversari o amici allo stesso modo. Il sindaco si deve spogliare di quello che è la veste politica o la veste amministrativa che l'ha portata alla carica di sindaco. Perché amministrando con quel motto che è diventato la prassi della mia vita, non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te, ho avuto sempre il suffragio completo, spontaneo di tutto il paese, qualche volta in meno, qualche volta in più, secondo i tempi che corrono. Sindaco Rainone, la crisi dell'agricoltura da che cosa è determinata? Per il nostro caso, che produciamo soltanto nocciole e noci, dipende dalla concorrenza della Turchia, che porta a minor prezzo sul mercato locale le nocciole. Quindi chi è stato a produrre questo danno è stato il governo centrale, il Ministero del Commercio Estero, che per esportare mezzi meccanici e fare un accordo con la Turchia a forma di baratto, io ti do le macchine, ti do i trattori, ti do queste e tu mi darai le nocciole. Questo fatto ha provocato la crisi della produzione agricola in modo tale che non è neanche sufficiente remunerare il contadino per le spese necessarie per la produzione. Sindaco Rainone, questi i rapporti con il governo, ma i suoi rapporti con la provincia come sono stati? Sono stati sempre abbastanza buoni. Nell'ultimo periodo la provincia è come se non fosse esistita. Quello che è... Quindi non c'era conflittualità perché la provincia non c'era. Quello che mi permetto di consigliare al nuovo presidente è mettere a bando la burocrazia. È mai possibile che un piano regolatore fatto dal comune di Carbonara nel 1985 l'ho dovuto approvare con decreto mio stesso nel 1988 e dopo la regione che ha avuto la mia approvazione, perché per legge dice che se entro 3 anni non viene approvato, e allora diventa esecutiva lo stesso. Allora, dopo fece il decreto. Perciò l'unica cosa è l'abbattimento della burocrazia e cercare di affrontare i problemi delle vie della provincia, non so, della città. Ecco, di lei ha già rappresentato diverse esigenze. Abbiamo un altro servizio, sentiamo cosa chiedono i cittadini di Carbonara di Nola. Pasquale De Angelis. Può fare una richiesta al sindaco, cosa chiede al sindaco? E perché sta sempre lui sopra? Ah, quindi lei non è contento che ci sta come sempre? No, per noi siamo contentissimi.
Ecco, ma per lei va tutto bene qui nel paese? No, per noi va tutto bene. Volevo solo due palazzini, si ci può ne fa. Perché tutte le persone si sposano e se ne devono andare fuori. Perché qui non ci sono, non ci sono case. Ma lei cosa fa qui? Sono vice sindaco, ex vice sindaco. Ex o attuale? Ex vice sindaco. Ecco, ma se lei adesso potesse fare una richiesta al sindaco, cosa chiederebbe? Ma io prima lo chiederei la urbanizzazione che non c'è ancora, diciamo di costruire case, perché è l'unica cosa che ci manca, perché come altre cose, vie comunali, campo sportivo, strade, acqua, abbiamo fatto diciamo il serbatoio dell'acqua, il pozzo per renderci indipendenti tra l'altro dall'acquedotto Campane e tutto il resto. Che è un buon cristiano, non ho fatto male a nessuno. Quindi è contento che da 40 anni fa il sindaco? Aspito. Ecco, lei se dovesse fare una richiesta al sindaco, cosa chiederebbe? È fatto sempre roba buona, no, non ha fatto male a nessuno. Beh, quindi lei non c'ha nulla da chiedere al sindaco? No, cioè, lei non è contento? No. Ecco, allora se lei dovesse chiedere qualcosa al sindaco, cosa chiederebbe? Casa. Casa, quindi sì, questo casa. È l'unico problema di casa. L'unico problema è casa, perché è... mi è rimasta poca gente. Ma e chi paga? E tasse sempre le solite persone. Un giorno si è sposato e se ne è andato. Carbonara invece si vive benissimo, c'è delinquenza, micro delinquenza non ce n'è assolutamente. E si vive bene, diciamo. Per quanto riguarda che so, attrezzature di interesse collettivo, diciamo, stanno sorgendo, ce ne stanno. Quindi penso, cioè penso, dico che si vive bene, che ci vive e si vive bene. Quindi lei è una voce critica. 50 anni è stato qui. E che ha fatto? Non ha fatto niente. Ecco, ma lei, secondo lei quali sono i veri problemi di Carbonara? Uno c'ha un figlio, si è sposato, c'ho due per le figlie, per Dio, ho sposato due figli se non ho potuto andare fuori. E ancora per quanti anni dovrà fare il sindaco? Vabbè, merti 4 anni, basterebbe. Ecco, ma sei contento di vivere qui a Carbonara? Sì, perché? No, di che problemi ce ne sono? No, per me non ci sono nessuno. Quindi tu non hai da fare nessuna richiesta? No, no, nessuno. Per te va bene così, va bene così quindi. Sindaco Rainone, comune con pochi abitanti perché vanno via, lei farà le case per trattenerli? Il problema delle case riveste un carattere generale, in quanto il singolo cittadino che ha la possibilità, i terreni a suo edificatore ce ne sono solo, che si devono pagare con... Per le case popolari non è stato possibile avere dalla regione i finanziamenti per fare le opere di urbanizzazione della zona, perché la legge non fa altro che stabilire che con i fondi comunali bisogna fare le opere di urbanizzazione della zona. Oh, questa possibilità economica non c'è e allora... Questa è la regione, ma lei alla provincia di Napoli che cosa chiederà per prima? L'ho detto prima che cosa c'era da chiedere, la sistemazione viaria e lo snellimento in tutte le pratiche di rapporto tra comune e provincia. Terminiamo qui questo incontro con il sindaco di Carbonara di Nola, Aniello Rainone, e il presidente della provincia di Napoli, Amato Lamberti. Grazie e arrivederci.